bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amalle e oggi il vlogmas 18 ho fatto un lavoretto meraviglioso. Sono soddisfatissima perché cambierò casa e voglio fare la mia cabina armadio, una stanza. La faccio cabina armadio studio per YouTube. Ciao bimba. E quindi lei vuole giocare con me. E quindi ho deciso di darle un tocco un po' caruccio e quindi ho cambiato e ho fatto più che altro una decorazione alla parete che è uscita perfetta e quindi ho deciso di condividere con voi questa novità della mia cabina armadio dei colori un po' particolari. Niente, questo qua è il mio regalo di Natale, me lo sono fatta da sola e quindi ho colorato la stanza. Vi lascio al video tutorial come l'ho fatto e ci vediamo dopo. Messo dentro questa macchinetta che gira e dopo lo prende e gli mette l'etichetta col colore. Questa figata, li mette, guarda, nel computer, mette il colore che ho scelto tra tutti questi colori, riuscire a beccare quello che ti piace e poi dopo lo mette il colore, li mette la tinta e li mette la... lo mette dentro questa macchina che li gira bene e basta. Allora, ho cominciato già a colorare perché ho perso il primo video dove attaccavo proprio l'adesivo di carta su tutta la parete. Ovviamente l'ho attaccato in una maniera molto casuale, però cercando di mantenere i triangoli, anche se in certi punti i triangoli non sono così perfetti, però che se ne frega. Invece i colori sono andata ovviamente in una maniera molto casuale, a occhio, dove vedevo che mancava il rosa lo aggiungevo, soprattutto puntavo di non mettere lo stesso colore su due triangoli vicini, attaccati nel senso. E ho lasciato anche dei parti bianche, così non sembra troppo pacchiano ovviamente. Ci ho messo più o meno un paio di giorni perché la prima parte ho attaccato l'adesivo e la sera tardi e quindi ho cominciato a fare il colore, ho lasciato perché volevo pensarci bene e poi il giorno dopo l'ho finito, insomma in una giornata si può fare. Prima di tutto ho dato una mano di bianco ovviamente alla parete prima di cominciare tutto, lasciandola asciugare almeno per un paio di giorni. Thank you.
We'll be right back.
Bella gente, è bellissima, eh? Bellissima. I colori l'ho presi da Bricomat, qua, che è Brico in Italia. Ho preso 4 tonalità, ho preso il rosa chiaro, il giallo, il grigio e l'azzurro chiaro, un azzurro tipo Miami. Bellissimo, bellissimo. Se volete sotto vi scrivo proprio il numero della tonalità. Molto bello, mi è piaciuto tantissimo perché il colore te lo fanno sul momento dentro questi barattoli di un chilo di vernice matte. E lo preparano sul computer e poi lo agitano dentro questa macchina. Comunque i colori sono stupendi, e anzi col signore che ci ha consigliato, preparato i colori gentilissimo. E comunque sono molto molto soddisfatta. Comunque la camera comincia così e piano piano, quando comincio a fare i cambiamenti, quando raggiungerò la decorazione che vorrei fare, farò un video tutorial di tutto, perché voglio cambiare un pochettino di cose. Tutto fai da me. Quindi bella gente, spero che vi è piaciuto questo video tutorial, spero che vi è piaciuto questo vlogmas 18 e niente, bella gente, ci vediamo. Il prossimo video sarà domenica, non lo so ancora il tema. E quindi alla prossima, mi raccomando, mi sono dimenticata un piccolo dettaglio, iscrivetevi al mio canale se è la prima volta che mi vedete, mettete un mi piace, attivate la campanellina e lasciatemi dei commenti e fatemi sapere, mi piace la parete così. Ciao bella gente, alla prossima belli, ciao!